Buonasera cari amici, eccoci per una serata sulla nostra piattaforma nuovamente. Questa sera abbiamo un ospite molto speciale, Giorgio Bongiovanni. Lo imparerete a conoscere, molti forse lo conoscono già. Lui è collegato da Montevideo e si sta collegando appunto. E credete, vedete, sarà una serata veramente particolare perché Giorgio è un personaggio unico, veramente unico nel suo genere. Sigla per piacere e poi cominciamo subito. Eccoci di nuovo insieme. Intanto si è collegato Giorgio Bongiovanni. Ciao Giorgio, come stai? Ciao Paola. Molto piacere di rivederti dopo un po' di tempo che non ci vediamo. Giorgio, come dicevo prima, è in questo periodo a Montevideo, dove va spesso, è collegato di là e quindi stasera invece riusciamo a vederci in questa maniera. Giorgio è un personaggio particolare, ve lo dico. Come stai a proposito? Cominciamo subito a chiedere, come stai? Tutto bene? La Allora, famiglia, tutto a posto? grazie a Dio, sì, sto bene in 2 modi. Interiormente sono come un ragazzo. Bene. Il corpo però devo combattere contro di lui, ma mi arrangio. Perché hai delle prove dure da tanti anni, da tanti anni. Adesso ne parleremo. Io sono molto contenta di vedere Giorgio, come sempre, ogni volta che l'ho visto in tutti questi anni che ci conosciamo. Anche perché la sua storia la conosco, però lui ha sempre delle cose nuove da raccontare che mi sorprendano, ma poi perché tante persone, sapendo che lo conosco, dico, ha anche scritto la sua biografia, ne ho scritte anzi due, una negli anni 90, un'altra successivamente in anni più recenti, con tutti gli ultimi avvenimenti. E quindi lo conosco, ci conosciamo bene e ci vogliamo bene anche, vero Giorgio, da tanto tempo. Però tante persone appunto che, come? Sono innamorato di Dai. l'amore più puro. Infatti, sì, ci siamo sempre voluti bene. Tante persone mi chiedono: ma quest'uomo così complicato, ma come si conciliano tutte queste cose che lui è? Allora, ascoltate, lui è veggente, lui è grande veggente, poi ce lo spiegheremo. Ha visto fin da ragazzino, vedeva gli UFO, vedeva gli oggetti volanti, gli esseri di altri mondi. È stigmatizzato. E queste cose da tanti anni, vero, dall'89, quindi sono 30, più di 30 anni che porti le stigmate, poi racconteremo molto anche di questo. Impegnato in opere benefiche, impegnato nell'antimafia, coinvolto anche nel famoso discorso del segreto di Fatima, il famoso terzo segreto di Fatima, anche questo è un altro degli aspetti della tua personalità. Con questa missione che devi portare avanti, ha creato un gruppo di persone che vivono vicino a lui, intorno a lui, compresa la sua famiglia che collabora moltissimo con lui, che cooperano a questo progetto di cui ci parlerà. Quindi diciamo la verità, non si sa da dove cominciare per capirci bene come stanno le cose. Infatti molti soprattutto non riescono a conciliare il discorso ufologico, chiamiamolo così, con le stigmate. Invece c'è un nesso molto preciso. E io credo che il modo migliore per far capire di che cosa si tratti sia proprio cominciare dall'inizio, da dove, quando sei nato, se sei d'accordo, io farei una cosa biografica ordinata, in modo che dopo non ci sia più nessuno che non sa come stanno le cose. Allora, Giorgio è molto giovane, ancora è nato nel 63, quindi è un giovanotto. E in Sicilia, ecco qua il libro, ecco questo qua. E questa è l'ultima edizione. È l'ultima edizione, quella con la seconda, quella che è stata tipo una decina d'anni fa, credo che l'abbiamo scritta, questa seconda edizione ampliata. Sei nato in Sicilia, da una famiglia normale, affettuosa, gentile. Raccontaci un po' qualcosa della tua infanzia, delle cose che vedevi fin da ragazzino, perché c'è stato qualche cosa fin da allora, cioè. Hai dimostrato subito di non essere un ragazzino come gli altri.
Grazie Paolo. E grazie a tutti. Mi sentite bene? Perché c'è un tonno io, non lo so se... Io ti sento. Okay. Allora, io sono nata a Floridia, provincia di Siracusa, città straordinaria della Magna Grecia. È vero. E che ancora ha quelle bellezze indimenticabili, ma per la verità, io dico scherzosamente a volte, è una città che forse nemmeno Gesù ricorda esista, pur essendo il Padre Eterno. Molto araba anche, quindi ho avuto un'infanzia normale. Io direi bellissima, perché i miei genitori, io ho un fratello, quindi hanno fatto quello che tutti i genitori di quella generazione sognavano per i figli: crescerli, farli studiare, mandarli a scuola, fargli fare sport, e poi sognare, come tutti i genitori di quella generazione, che i figli diventassero laureati e avessero un posto. Certo. E quindi però è andato un po' diversamente, eh? È andato molto diversamente. Da bambino, intanto, io raccontavo a mia mamma, e mia mamma, da credente, quale è stata e ancora lo è, malgrado i suoi 89 anni, e vedevo delle cose, vedevo fisicamente, a parte dei sogni particolari, vedevo delle presenze, me ne ricordo una per i telespettatori, che tu credo già conosci, Paola, quando mi si è presentato un essere con uno strumento tipo quello del Santissimo Sacramento che alza il prete quando fa la messa, sì. Però tutto d'oro, era molto bello, biondo, personaggio che poi io vado a rivedere in alcune fotografie quando mi appassionerò di ufologia, un presunto venusiano extraterrestre che aveva incontrato il grande personaggio dell'ufologia che tutti conoscono, George Adamski, americano degli anni 60, il famoso contattista americano. Ecco, io mi rivedo questo bambino che poi da ragazzino vede questa fotografia e ha dei riscontri alle proprie esperienze. Ma poi c'è un altro racconto molto emozionante. Avevo credo tra i 6-7 anni, che mia mamma non mi trova più in casa, scompaio, e mio padre e mia madre si allarmano, chiamano i carabinieri, mi cercano, dove è andato a finire questo bambino, sai, in Sicilia, comunque è la Sicilia con tutte le contraddizioni della Sicilia, purtroppo non trovano sto ragazzino. Alla fine i carabinieri mi trovano che stavo spingendo il carro di San Sebastiano. Così, un bambino lì... Cos'è il carro di San Sebastiano? Quello che nei santi dei paesini della Sicilia interna, quando escono e fanno le processioni nel paese... Il carro, capito, sì, sì. Quindi nella città, quel santo di legno, dove poi mettono i soldi, le persone, tutto folcloristico, e io spingevo questo carro che accompagnavo il santo. Ma un bambino a 6 anni, invece di andare a giocare a pallone... Invece di andare a fare le cose di un bambino di 6 anni, come mai viene spinto? Quindi da ragazzino proprio avevo questa esigenza di religione, di spiritualità. Non ho avuto la vocazione di sacerdote, non so perché, ma forse raccontando la mia storia si potrà capire il perché. Devi fare delle altre cose. E quindi man mano che... E cresco, poi c'è il famoso, purtroppo, incidente mortale che mi ha causato la morte e la rinascita di me stesso, perché questo ragazzo a 9 anni viene investito da una macchina e mi ritrovo sotto un'altra macchina morto, e mi portano in ospedale e mia mamma, forse questa è una novità che racconto per la prima volta, non la sapevo questa, non me l'avevi detta ancora. E ne parliamo. Ho detto che ci sono sempre delle sorprese, delle cose nuove, perché lui è un pozzo senza fondo di informazioni. E a un certo punto mia mamma, mentre sono operato alla testa, qui esattamente, poi mi mettono dei punti. Negli anni 60 non c'era la medicina che c'è adesso, quindi i medici non è che
avessero dato tanta speranza a mia mamma. Ma mia mamma corre nella cappella dell'ospedale civile di Siracusa, si inginocchia, anzi si stende totalmente per terra di fronte alla statua della Madonna di Fatima. E le fa questa richiesta, Paola. Io l'ho saputo anch'io da poco questo, perché mia mamma l'ha tenuto nascosto per 50 anni. E le dice: Santa Madre, non me lo fare morire, in cambio ti offro che tu te lo prendi e te lo porti con te nel mondo, anche che io non lo dovrò vedere mai più, ma lasciamelo vivo. Ed è successo questo. Io Questo spiega anche tutto quello che è successo. sono guarito, cioè sono uscito dall'ospedale, una lunga convalescenza e poi mia mamma, quando io compio 16, 17, 18 anni, capisce che la mia vocazione è fare il pellegrino spirituale. Quindi prima mi distacco, non mi distacco affettivamente, mi distacco fisicamente per ragioni proprio di lavoro, mi distacco perché seguo un altro personaggio che è stato fondamentale nella mia vita, dal quale poi mi sono distaccato, come è naturale che secondo me deve essere così. Bisogna distaccarsi dai Parlando propri, di Eugenio Siracusa. esattamente, dai propri maestri, Eugenio Siracusa, e fino al famoso 2 settembre del 1989, quando io, sognando da imprenditore, Paola, di grande successo, avevo i miei sogni, dove stavo iniziando ad avere grande successo imprenditoriale nella zona calzaturiera delle Marche. In quel momento c'era il grande boom della produzione, e invece vengo chiamato da un altro grande imprenditore Molto celeste. più grande, molto più grande. No, andiamo poco per volta. Dunque, tu da bambino mi hai detto che hai avuto anche avvistamenti di oggetti volanti, no? Ne hai avuto più di uno? Io e mio fratello Filippo, conosceremo Eugenio Siragusa, l'ufologo siciliano famoso, perché lui era quello che poteva spiegare in quel momento che cosa sono, erano e sono gli UFO. Perché Ricordo questo. che l'ho conosciuto anch'io, Eugenio Siracusa, eravamo insieme fra l'altro, ti ricordi? Su questa sua casa alle pendici dell'Etna in mezzo alla lava, mi fece impressione, alle pendici dell'Etna queste villette costruite con tutte le colate di lava raffreddata intorno, indifferenti, tranquilli. Mi ricordo una bella personalità questo. Carismatico, una filosofia profonda, veramente quasi incomprensibile per ciò che lui affermava in quel momento, e che oggi purtroppo in molte cose ha avuto ragione, soprattutto Avuto su. anche ragione. Quindi in pratica tu e tuo fratello, avvistando questi Vivevamo oggetti volanti, sull'Etna. siete andati da lui naturalmente, perché Perché passando dall'Etna per motivi di parenti, perché mia mamma aveva dei parenti a Catania, vedevamo questi oggetti belli, fosforescenti, grandi, o dal mare o proprio sull'Etna, o anche a Floridia, dove io vivevo. Quindi un parente mi dice: conosco Eugenio Siragusa, quello l'ufologo dell'Etna, quello che sa tutto sugli UFI, e ci portano da lui, e da lì avviene, diciamo, questa folgorazione con questa persona carismatica. Ci spiega chi sono questi esseri, perché sono sulla Terra e qual è il loro messaggio. Quindi io mi innamoro di questa, chiamiamola missione, chiamiamola concetto cosmico, metafisico, non lo so come definirlo, non certamente religione, anche se ha aspetti religiosi, aspetti l'ufologia. spirituali, diciamo così, non è legato a nessuna No, no. religione in particolare, ma aspetti spirituali. A me gli UFO mi hanno sempre interessato, ma fin da tantissimi anni ho stato amica, sono amica anche di Roberto Pinotti, che lo conosci, è il presidente del CUN, il Centro Ufologico Nazionale, che ha una documentazione sterminata sugli oggetti volanti in tutto il mondo. Tu poi lo sai meglio di me quanto materiale c'è, perché hai viaggiato il mondo frequentando i più grandi studiosi, i più grandi contattati, contattisti in Sì, ho questo campo, quindi. raccogliere il materiale, credo quello russo, il migliore del mondo, perché la Russia mi ha ospitato decine e decine di volte,
lì astronauti, scienziati, personaggi militari anche, mi hanno fornito, senza scopo di lucro, proprio regalato del materiale ufologico impressionante che fece gola agli americani. Io lo portai negli Stati Uniti in un congresso, uno di quei congressi, sai, mega galattici che fanno gli americani. Abbiamo ricevuto anche un premio come il miglior materiale al mondo sull'ufologia. Sai, dalla Russia non usciva niente. Niente, niente in certi anni, sì. Io porto lì i filmati degli astronauti russi nello spazio, testimonianze militari, quindi su astronavi extraterrestri, cioè loro le chiamavano oggetti volanti non identificati di origine non terrestre, quindi tra virgolette Era extraterrestri. chiaro che erano extraterrestri, quindi c'è tutta questa tua fase ufologica che è importante, che poi è legata anche a tutto il resto. Poi mi hai raccontato, adesso lo dico velocemente, che presso Eugenio Siracusa hai conosciuto anche tua moglie. Sì, Siete io conosciuti lì perché anche lei sì. era una seguace di Eugenio Siracusa e con lei poi vi siete trasferiti nelle Marche, vero? Ho un Infatti, figlio vi... grande, poi mi sono separato con molta amicizia e fratellanza. Ho visto che amicizia c'è fra tutti voi nel vostro centro, è una cosa ammirevole veramente, l'amicizia, perché c'è la stima, c'è l'affetto grande, sì, è Siamo vero. molto amici, molto fratelli, ecco. Sì. Senza pensare che siamo dei santi, abbiamo i nostri problemi umani e le nostre Chiaramente, chiaramente. come tutti. E Tu non poi sei un monaco, quindi no. Che tu abbia le stime, non vivi come un monaco, anche questa è una cosa molto, molto nuova e particolare. Quindi ti trasferisci nelle Marche e lavori, e torniamo a quello che dicevi prima, cioè crei questa piccola azienda. sì, creo questa piccola azienda che è il mio sogno, perché figlio di nonno da parte di mamma imprenditore, quindi prendo un po' questa genetica di sognare di fare l'imprenditore come tutti i giovani passionali di farlo in modo grande. Piccola azienda che voglio fare diventare una grande azienda, che stava iniziando veramente a diventare una grande azienda con un grande fatturato. Benissimo, perché ti sei sposato molto presto, vero? Avevo 19 anni, io ho un figlio che ha 37 anni, quindi a 20 anni ho avuto un figlio. Sì, mamma mia. Quindi hai bruciato le tappe, sei stato velocissimo. Giovanni, del quale io adoro perché si occupa di volontariato, di sostegno ai bambini dell'Argentina, con ormai la sua fondazione legata a grandi fondazioni che si occupano anche di volontariato come le fondazioni tipo il Lions Club oppure il Centro Cooperazione dello Stato Italiano, insomma fa delle cose serie, tutto con grande trasparenza e Dio lo benedica, io non l'ha fatto tutto. Conosciuto Giovanni, un ragazzo straordinario veramente. Come ho conosciuto poi la tua seconda, tua figlia, che è molto più giovane, quasi 20 anni di meno, no? Tua figlia. Mia figlia Mattarella, perché è bellissima, è un'artista, è un'attrice, è qua a Montevideo che deve Sei lavora, contento? sì, Sì. lavora giorno e notte perché devono presentare lo spettacolo e nel nome di mio hijo, nel nome di mio figlio che tratta una commedia drammatica sulla dittatura uruguaiana con attori straordinari, lei l'ha scritta lei tutta l'opera, l'ha interpretata. Addirittura, complimenti, complimenti. E l'ho vista ragazzina, adesso, cos'ha adesso, 20 anni, 19? È stata accolta con entusiasmo dall'Accademia dell'Arte del Teatro Biondo di Palermo, all'interno della quale è inserita come studente ed è studente dell'Università dell'Arte Drammatica di Palermo pure. Meraviglioso, complimenti, complimenti. Comunque, prima di arrivare alla tua seconda figlia ci sono tante cose in mezzo, ma Giovanni invece c'era già quando è successo tutto questo. Ecco, tu sei a Porto Sant'Elpidio dove vivi e fai il tuo lavoro quando cominci ad avere delle visioni, no? Visioni Ma molto particolari. questo non me lo dimenticherò mai. Possono accadere qualche dimenticanza di qualche data, ma queste cose hanno sconvolto la mia vita, letteralmente, perché io
questa è la prima volta, primissima, mi trovo nell'ufficio mio, che sono il presidente e il direttore di questa azienda, dove stavo pensando come trattare dei prezzi con dei clienti importanti. Quindi avevo la mente concentrata a un'eventuale forte produzione di un prodotto che stavo vendendo e che dovevo lavorare per venderlo all'ingrosso e avere un fatturato gigantesco. Quindi non avevo assolutamente, con tutto il rispetto per il Padre Eterno, per la Madonna... Cioè, non ci pensavi proprio in quel momento? No, sebbene devo ammettere che io ero unto di religiosità ogni sabato e domenica, volevo vedere questi fratelli, Eugenio Siragusa, cioè io ero impegnato, ma la mia vita quotidiana, cioè dal lunedì al venerdì, era impegnata. Era di lavoro, certo. Sì, ma poi lavoravo tanto, Paola, giorno e notte, 12 ore al giorno minimo, perché volevo lanciare questa impresa, questa azienda. Quindi dal nulla vedo una figura bianca di fronte a me, bella. Era nell'ufficio ancora, era nel tuo ufficio. L'ufficio, al lato c'era, mi ricordo, proprio vicino al mio ufficio, attaccato, c'era una ragazza, una mia dipendente, non mi ricordo perché quella macchina che doveva fare delle prove di produzione era messa lì. Credo che forse la volevo ir lì per controllare se quel prodotto potesse essere, lo potevamo, diciamo, fare in modo più preciso possibile. Quindi ce l'avevo attaccata. Quindi guardo questa ragazza che era una delle mie dipendenti e lei vedo che non vede niente perché continua il suo lavoro tranquillamente. Quindi mi rendo conto che sono da solo a vedere questa figura. Non dico niente a questa giovane operaia dipendente e mi godo, perché non ho avuto paura per niente, anzi capisco di che cosa si tratta, perché grazie alla preparazione che mi aveva dato Siragusa sugli extraterrestri, spiriti, visioni, eccetera, e attendo che si concretizzi. Com'era questa figura che hai visto? Bellissima, bianca, sollevata da terra, con le mani giunte, un vestito bianco con una corona, con una cintura finissima, molto delicata, di colore azzurro. Centro, la cosa che rimaneva veramente emozionante o scioccante, aveva una rosa pitturata, disegnata, stampata, non lo so, nel petto. Qua. Sulla e queste, pelle. Sì, e queste mani, cioè, queste mani così, che mi guardava fisso con grande tenerezza, età 35-37 anni, 40 anni massimo, e mi dice non avere paura, ma con una voce soave, non la potrei mai imitare, ma cercherò di farlo tipo così, non avere paura, ma molto molto soave. E soave, io... diciamo acconsento, dico, faccio capire che non ho paura, nella mia mente chiedo ma chi sei, capisco che è la Madonna, però volevo delle conferme, e lei mi risponde come se mi stesse leggendo nel pensiero, sono Miriam, prega, mi invita a pregare e mi fa un cenno, la parola esatta non me la ricordo, ma mi ricordo il concetto di aspettare, e scompare. Io vado nel panico, dico, mi chiedo, sono avuto la mente, no, ma io ho visto concretamente, chiedo alla ragazza, senti, hai visto qualcuno qui un attimo? Lei mi dice, no, guardi, non ho visto nessuno, sono concentrata a provare questo nuovo prodotto, ah, va bene, non ti preoccupare, e torno. Io me ne vado a casa, lascio l'ufficio, lascio il preventivo famoso, si dimentica tutto di fronte a una cosa del genere, non... veloce a telefonare, telefoni con la rotella, ti ricordi Paola? No? Sì, sì. I telefoni con la rotella funzionavano anche loro, funzionavano. Sì, 095 914165 è il numero. Chiami Eugenio. Eugenio Siragusa è un numero che adesso credo mi è rimasto in memoria, ma non penso sia funzionante. E lui mi dice, è tutto vero, non devi prepararti,
devi, sei stato chiamato, avrai una missione e aspetta. Quindi se il mio maestro mi dice che è vero, a me non mi sposta più nessuno sulla terra, anche che mi diranno hai avuto una proiezione mentale, forse sai, hai esigenze di pregare. Io ovviamente mi sono rivolto alla mia famiglia che mi ha creduto, ma anche ad amici, ma tutti mi dicevano guarda, stai attento, sai, la mente può fare questi scherzi. In realtà inizia da lì, Paola, tutta la mia odissea che mi ha portato fino ad oggi. Sì, lo so, che fu stato quello il momento. È stato quello. Poi dopo questa apparizione si è ripetuta, mi ricordo, che mi hai detto. Si è ripetuta e da lì è cominciato proprio. Sì, varie volte io avevo una 128 bianca Fiat, bellissime macchine del tempo. E la seconda volta mi dice di prepararmi a fare un viaggio di pellegrinaggio e mi indica il luogo di Fatima. Poi altre volte, sintetizzo perché sarebbe veramente troppo lungo, finché mi dà un luogo, Fatima, e perché lì avrebbe manifestato un grande segno. Come ti appariva? Mi ricordo che mi hai raccontato, l'abbiamo anche scritto nel libro, che ti appariva in una sorta di sfera luminosa, no? Sfera luminosa, tutta avvolta di luce, un volto che io poi ho capito, diventando un esperto di queste cose, familiare. Cioè il suo volto aveva dei lineamenti molto simili, ma sai, se ci sono le rassomiglianze sulla terra tra di noi, figurati nel cielo, tra virgolette, però ho capito perché è successo questo. Cioè aveva delle somigliava al volto alla moglie di Siragusa, un essere che tu hai conosciuto, molto bello, molto fine, molto educato, molto è una signora francese, quindi persona profondamente fine, e assomigliava, non era ovviamente lei, ma aveva queste rassomiglianze. Poi ho capito che il volto della Madonna, quando ho studiato anche altre apparizioni, la Madonna con il velo, la Madonna senza velo, appare ai pastorelli e alle persone umili e con volti familiari, per non scioccarli, non renderli... Quindi non... assume queste sembianze... Per assumerle, perché poi io l'ho vista in un altro modo la Madonna, cioè l'ho vista con un volto, credo, ma non voglio essere presuntuoso, con quello con il quale lei si è manifestata 2000 anni fa con Gesù, quando viveva con Gesù. L'ho Quindi vista... la Madonna ti dà un appuntamento, ti dice anche il giorno, no, in cui tu dovrai andare a Fatima. Questo giorno è, se ben ricordo, il 2 settembre dell'89. Sì, però c'è un aneddoto che credo nel libro te l'ho raccontato, ma non me lo ricordo. Comunque te lo racconto, ed è molto significativo. Umano. E io faccio un errore, non vado nel posto la prima volta che dove lei mi ha indicato, ma non perché voglio disubbidire, per zelanteria. Io sono stato sempre, ma lo dico sinceramente Paola, votato al servizio. A me piace servire, dare una mano, non essere protagonista. Infatti tutta la tua vita poi hai dimostrato questo. Il mio malgrado non mi piace, non è che disubbidisco al cielo, ma non volevo essere protagonista, io avrò il segno, anche se quella donna divina mi ha detto avrai un segno. Quindi io cosa faccio? Prendo questi amici, compagni di viaggio, prendo questo messaggio di Fatima presunto, dove poi si verifica che alcune cose erano vere, quel famoso... divulgato da quel giornale tedesco che Papa Giovanni non smentì mai, ma era solo una traccia, come poi abbiamo visto. In buona fede me ne vado nella piazza di Fatima e comincio insieme ai miei amici a divulgare questo messaggio. Invece la Madonna mi aspettava nella quercia, quindi non succede niente. Io disperatamente dico, beh, non ero pronto, non sono degno, tutte le frustrazioni che uno... Possibili. E ricorro a chi, l'unico uomo sulla terra che poteva aiutarmi, si chiamava Eugenio Siragusa, il quale mi dice che avevo fatto questo errore di zelanteria e che dovevo ubbidire. Se la Madonna ti dice avrai un segno,
avrai un segno, magari è per tutti noi, mi dice Eugenio, non è per te, è per l'umanità, quindi fai quello che ti dice lei, e stavolta sì, il 2 di settembre, faccio quello che mi dice lei, vado nella quercia. La quercia, che spieghiamo per chi non fosse informato o non ricordasse, è il famoso albero sul quale appariva la Madonna, no? Quando apparve ai bambini, ai tre pastorelli, era esatto, quello, era quello, quindi tu l'aspettasti sotto questa quercia. Sì, che è la quercia adiacente alla cappelletta dell'immenso santuario, credo il più grande del mondo, che la Chiesa Cattolica ha costruito, dove la quercia simbolica è proprio attaccata alla cappelletta, dove nel 1917, prima ancora che esistesse tutto il grande santuario, c'era un'altra piccola quercia dove lì è apparsa la Madonna. Quindi la quercia adiacente simboleggiava la quercia dove a 3 metri, a 4 metri dalla quercia dove non c'è più la quercia ma c'è la cappelletta delle apparizioni, e lì lei mi appare come sempre. Io sono in ginocchio, avevo delle rose simboliche che avevo portato, e mi dice, mi invita a pregare, sempre mi invita a pregare prima di parlare, e poi mi chiede se ero disponibile a una sofferenza per suo figlio. Figurati se io in quel momento alla Madonna l'avrei fatto, anche se fossi stato più cosciente, ma non ero cosciente di quello che mi sarebbe accaduto, ma non mi sarei tirato indietro lo stesso. Mi chiede se ero disponibile a portare una parte della sofferenza di suo figlio. Io dico di sì, e vedo uscire dal petto dove c'era quella rosa famosa 2 raggi luminosi che colpiscono le mie mani. Allora, 2 amici spagnoli residenti a Vigo mi avevano accompagnato, perché giustamente per non lasciarmi solo, e c'era una piccola comunità di fedeli lì in ginocchio che pregava per gli affari loro. Nessuno vede niente, assolutamente, ma quando questi raggi colpiscono le mani, e allora lì cominciano le situazioni a cambiare. Le mie mani sanguinano inspiegabilmente senza che nessuno mi sta ferendo. Cioè io ho le mani aperte in mezzo alla gente e comincio a vedersi delle stille di sangue dal centro del palmo della mano uscire. Quindi i miei amici si allarmano, mi prendono in braccio, le persone mi vogliono portare, chi all'ambulatorio, chi all'ospedale. Io fermo tutti e dico: portatemi a casa, portatemi a casa, e spiego ai miei amici che stavo ricevendo le stigmate come Padre Pio. Grazie a Dio Paola e Eugenio ci aveva, nelle sue lezioni spirituali, ci aveva parlato di Padre Pio, perché sennò io le stigmate non sapevo manco cosa fossero. Non sapevi niente, non avresti saputo niente. Niente. Mi ricordo Eugenio che fece una lezione sugli gli stigmatizzati, in particolare Padre Pio, e mi venne subito in mente quella lezione alla quale io partecipai da studente di Siracusa, e mi sono ricordato che gli stigmatizzati sono stigmatizzati da Gesù per le sofferenze di Cristo, perché è un messaggio per l'umanità, eccetera, eccetera. E dico mamma mia, perché ricordando a Padre Pio capisco che la mia vita veramente da quel momento sarebbe stata stravolta, come è stata stravolta. Io ho visto le fotografie di quelle prime stigmate, che sono passanti, no? Passano dal palmo fino al dorso della mano. Sì, sì. Io mi ricordo che raccolsi la tua testimonianza, che ho riletto proprio nei giorni scorsi, che era come se un grosso chiodo ti passasse da una parte all'altra. Io poi le ho viste le tue stigmate, quindi una grande sofferenza, una sofferenza grandissima, immagino che sia stata terribile. 2 chiodi che ti passano attraverso le mani. Qua c'è una domanda che forse puoi rispondere subito. Chiede, viene chiesta da Caterina: quali preghiere ti chiede la Madonna a Fatima e nelle altre circostanze? Quando la Madonna ti chiede di pregare? A me sempre ha chiesto il Padre Nostro. Io Padre Nostro.
Io rispetto sempre, anche perché so che è vero, la preghiera del rosario. Maria. Io partecipo al rosario raramente, ma non perché non ci credo, perché voglio concentrarmi, come sai, Paola, nelle opere più che nelle preghiere, perché Sì, tu sei un uomo d'azione, sei un il uomo mio d'azione. spirito ribelle da 2000 anni che preghiamo e non è che sia cambiato tanto, però la preghiera c'è. E la Madonna mi ha sempre chiesto, se non ordinato, il Padre Nostro, Padre nostro. la preghiera per eccellenza. Certo. Senti, Giorgio, allora dopo tu torni a casa, torni a Porto Sant'Elpidio, dimmi Fasciato. com'è stata accolta questa notizia, questa visione, anche perché ti hanno visto con le mani ferite, fasciate, come è stata accolta dai tuoi amici, dalla tua famiglia soprattutto, da tua moglie, dal bambino? È stata accolta con un, forse il termine più giusto è con un'emozione straziante. Emozione perché, grazie ad Eugenio, sapevamo che le stimmate sono divine, un segno divino. Straziante perché la mia famiglia si è preoccupata, come giustamente una famiglia, cosa ne sarà? Potrà camminare, potrà scrivere, potrà farsi la doccia, cose umanissime. Che solo una famiglia può vivere, perché io non mi sono più potuto fare il bagno a mare, non sono, faccio la doccia ogni 2 o 3 anni, ma non puzzo comunque. Sì. ogni 2 o 3 anni con un sistema veramente da persona ferita, quindi con tutte le precauzioni. Perché poi successivamente, scusa se completo, sono apparse anche le stigmate ai piedi e Sì. E anche al costato, hai anche una ferita al costato, poi alla fronte, poi apparve anche. sì, e poi le ferite nelle ginocchia, la ferita nella spalla della croce, la ferita delle frustate e la corona di spine. Cioè, io, il Signore, ho detto: se mi devi fare morire, lo accetto, ma poi questa necessaria manifestazione di segni per messaggi che dovevo dare si è ridotta, grazie a Dio, tra virgolette ridotta, alle 5 stimmate permanenti che forse fino alla morte dovrò portare, cioè mani, piedi e costato, perché le altre sono scomparse con lo stesso mistero con le quali sono apparse, nello stesso modo, dal nulla. Sì, guarda, Giorgio, io ho qui la prima edizione della tua biografia. Ecco, Sì. non so se si vede, e c'è la tua fotografia Con la come eri quando io ti ho conosciuto, cioè avevi anche questa croce sulla quale fronte. appare ogni tanto in modo inquietante quando accadono delle tragedie mondiali, Paola. Giorgio, adesso io l'ho visto, scusa, che dica ai nostri ascoltatori, io ti ho visto con questa croce che era impressa profondamente nella tua carne, nella fronte, quindi non era un segnetto, era proprio. E adesso non c'è più, tu hai una fronte liscia come la nostra, non si vede il minimo segno e ogni tanto ritorna, Ritorna, per ritorna. esempio, quando è accaduto, se non erro, il disastro di Fukushima, ma Sì. sai, io le date perché poi non faccio il lavoro d'archivio, ma c'è qualcuno dei miei collaboratori che lo fa. Io sono stato avvertito, nel senso, ho questa manifestazione e quindi so che sta accadendo qualche tragedia nel mondo. Quindi ho. Quindi ti riappare questa stigmata che si imprime nella pelle e poi sparisce, anche questo è un mistero. Sì. Guardate, volevo dire questo, nel libro che abbiamo fatto, anzi tutte e due le edizioni del libro, ma la seconda più completa, c'è una serie di testimonianze di medici e di analisti che hanno analizzato negli anni le ferite di Giorgio, perché naturalmente queste ferite di tutti, anche quelle di Padre Pio, sono sempre state oggetto di dubbi, di sospetti, di ammirazioni, di tutto, perché non è facile portare queste stimmate naturalmente. E io ho qui nel libro una serie di analisi che sono state compiute, ho parlato anche con dei medici, e per volerlo riassumere in poco tempo, i medici non si spiegano come mai, perché Giorgio sanguina tutti i giorni, ancora adesso vedo Giorgio sanguina, queste ferite sanguinano con Sangue, grande sofferenza. ma c'è una Io ho notizia. visto,
ho assistito più di una volta alla sanguinazione delle ferite di Giorgio. Allora, quando la sanguinazione finisce, lui non fa niente, lui pulisce un po' intorno, si rimette i suoi guantini bianchi, che abbiamo visto perché ogni tanto ha alzato le mani, la stessa cosa avviene con le ferite dei piedi e del costato, non vengano curate assolutamente, disinfettate, niente. Quindi, io ho ricavato questa impressione da quello che hanno detto i medici, poi chi vorrà leggere tutto, è una cosa un po' lunga, eccetera, che i medici non si spiegano come queste ferite non si infettino, nonostante siano lì da 31 anni, quasi andiamo nel 32esimo anno, perché siamo nell'89 che sono apparse. Quando saremo al prossimo settembre saranno 32 anni, sì, cara. Quindi sono tanti. Per cui le ferite non si infettano, e questo è, e Giorgio non si anemizza, benché lui sanguini tutti i giorni. Queste sono le due cose che i medici non si spiegano. Ci sono degli approfondimenti che magari metteremo nel nuovo libro, che sono sinteticamente i seguenti. Faccio uno spoiler, se vuoi, Paola. Sì, dai. Anticipo qualcosa del nostro futuro libro. Sì, facciamo un... Sì. Allora, uno, il Signore mi ha dispensato di sanguinare tutti i giorni e sanguino a tratti. Può accadere una volta alla settimana, due volte alla settimana, che per me è un respiro, perché sennò sarei morto di dolore. Troppo, troppo, perché è molto, molto dolorosa questa sanguinazione. Però sanguino e sanguinerò, e per ragioni, secondo me, di etica e di trasparenza, nel terzo libro sarai costretta a raccontare che hai rivisto questa sanguinazione, perché malgrado mi sono diciamo un po' adesso chiuso nella riservatezza, dopo aver dedicato tantissimi anni alla pubblicazione delle mie ferite, tutte le televisioni del mondo, comprese le nostre, ho detto io voglio essere riservato. Eccezionalmente, quando io ho queste sanguinazioni, faccio partecipare qualche amico, o nel caso specifico che il cielo me lo chiede, a qualche persona come te, importante, giornalisti, investigatori, che poi fanno vedere che questo fenomeno non è affatto scomparso dopo 31 anni. Quindi non è più tutti i giorni, però accade, sta accadendo ancora. L'ultima volta è successo poco tempo fa, nel mese di febbraio, però mi accade questo, Paola, e lì lavoreremo insieme a cercare di dire con tutto il cuore, perché la cosa che mi preme di più è essere onesti con Dio e con la gente. Io ho paura adesso, non l'ho mai avuta, ho paura di morire, ho paura di non farcela, sfuggo, mi sento a volte vigliacco, perché è come se il Signore mi chiama a sanguinare e dico no, c'ho un impegno dentro, svio, sfuggo, ma alla fine accetto la disponibilità e mi presto a questo mistero straordinario. Ma non sono ipocrita nel dire che non ne posso più. Se me la potete... voglio dare la vita per Cristo, per l'opera, per l'azione, per la lotta contro la mafia, per essere amico di tutti, amarvi tutti, e chiedo al Signore: ma c'è bisogno, mi puoi dispensare? La risposta è no, ma non è un no autoritario, è una richiesta, e io non gliela faccio a dirgli di no. Ma non è come una volta, Paola, che io ero un giovane con una forza di un toro e andavo incontro a questo supplizio con grande orgoglio. Adesso ci vado con grande paura, ma lo faccio e sono sincero nell'ammetterlo. Dopo 30 anni sono tanti, 30 anni di vita, perché adesso non abbiamo detto che quando ti comparvero le stigmate tu hai dovuto rinunciare al tuo lavoro. Ho rinunciato a tutto. Io ho visto Giorgio camminare. Lui non può portare scarpe, se non scarpe di stoffa, cose di questo tipo, perché le ferite alle piedi, lui cammina sulla parte esterna
del piede, tutto di traverso, essendo un uomo molto forte e ancora giovane, te ne accorgi fino a un certo punto, però io lo vedo come lui, l'ho visto tante volte come lui cammina, è faticoso, è una vita difficile, poi dover portare per tutti questi anni anche, ecco, esporsi alla curiosità della gente, all'incredulità di qualcuno, all'entusiasmo di altri, ai sospetti, tutto questo non è un carico piccolo da portare. Tutte le testimonianze che ci sono state, che sono pubblicate, dell'autenticità di queste stigmate, della loro non spiegabilità in termini naturali, perché sono dichiarazioni di fior di medici, sono tutte dalla tua parte, ma non tutti le conoscono, e ancora magari c'è qualcuno che dubita o che non crede o che pensa che tu te le procuri con la suggestione. Io trovo che 31 anni di suggestione continua per mantenerti le stime te sono veramente troppi. Quindi questa è una spiegazione non accettabile. Ecco. C'è anche una questione all'inverso. Io vorrei essere dispensato, e quindi però non succede, ma non mi tiro indietro assolutamente, perché so chi le procura, so che questo essere del quale io sono innamorato, che si chiama Cristo, merita non solo questo. Io in fondo ho una piccolissima parte delle sue vere sofferenze che ha patito in croce, però onestamente forse la veridicità di quello che io vivo è proprio in questa paura, in questo nascondersi dalla sanguinazione, in questo poi accettare alla fine e superare i miei dubbi, le mie frustrazioni, le mie vigliaccherie umane, per poi affrontare di nuovo questo bellissimo mistero. Qui a Montevideo, giorno dopo giorno. Sì, qui a Montevideo, cara, come tu sai, in Italia ho due professori che mi seguono, perché io sono ammalato anche, ho il diabete, e il professore di argentino, un medico argentino dei vari che mi seguono, mi disse, anche quello italiano, mi disse: io sono non credente, però il medico, i diabetici lo sanno, quando devi fare un'introspezione generale, una visita completa, il medico ti visita praticamente, ti deve spogliare totalmente, perché la visita è molto profonda anche nelle parti intime, perché il diabete è una brutta malattia che attacca anche le parti genitali se non stai attento. Quindi quando mi ha visto le stimmate la prima volta, adesso è abituato, io mi ha detto: sono laico, non credente, credo che lei ha le stimmate perché lei è un soggetto diabetico e io avrei dovuto amputare le mani e i piedi, perché le ferite che lei porta sono all'antitesi della malattia, le avrebbe dovuto procurare delle cancrene. E questo me l'ha detto un medico che ufficialmente sì, non è credente. Non è credente, quindi dici, il fatto, dal punto di vista scientifico, il fatto che tu sia diabetico è inconciliabile con... Non dovrebbe cicatrizzarsi la ferita mai più, dovrebbero procedere all'amputazione. Che invece dopo la sanguinazione si chiudono, no, queste ferite, come il sangue si coagula, e dopo non ti fanno male durante il giorno o ti fanno male sempre? Mi fanno male, ma in modo molto riduttivo, come hai detto tu, devo stare attento a camminare, non posso correre, io che facevo pallavolo quasi da professionista. E quindi hai rinunciato a tutte queste cose. No, ma ci sono ancora tanti punti che abbiamo accennato prima. Allora, tu hai parlato ne abbiamo parlato varie volte, di questo rapporto tra le figure religiose e gli angeli, sì, che apparirebbero a te e che in parte sarebbero sovrapponibili a questi esseri che ci raggiungono dallo spazio. Ecco, questo è un punto che a volte lascia un po' perplessi. Vogliamo dire qualcosa anche di questo? Cioè, questi esseri dallo spazio sarebbero, almeno in parte, alcuni di loro sarebbero gli angeli della tradizione, di tutte le tradizioni, perché gli angeli sono presenti in tutte le tradizioni del mondo. Sì, cara, dobbiamo fare
questa generazione del ventunesimo secolo deve fare uno sforzo e ascendere progressivamente alle nuove frontiere della vita, quelle vere, quelle non più costruite sui miti. Noi basiamo ancora la nostra vita su molte mitologie legate anche alla fede. Da un lato può essere positivo se uno si comporta bene, ma rimane negativo e anche pericoloso se rimane ad ancorato a delle verità che non sono verità. Faccio un esempio: Giordano Bruno 600 anni fa ci ha spiegato che la Terra non era così, che l'universo non era nel modo nel quale come lo credevano in quel momento storico, che le galassie, le stelle, la legge della fisica era diversa, e gli costò la vita, lo bruciarono vivo perché quella società era ortodossa, fanatica, autoritaria, non ammetteva delle scoperte nuove. Oggi che, grazie a Dio, abbiamo altri problemi, ci mancherebbe, forse più gravi, ma questo del libero pensiero non ce l'abbiamo più. Abbiamo scoperto che molte cose nelle quali credevamo erano barzellette, cioè erano fantasie per bambini che avevano bisogno di credere a quelle cose. Adesso, oggi, scopriamo che abbiamo un universo infinito, abbiamo 100 miliardi di stelle nella nostra sola Via Lattea, abbiamo degli scienziati americani e russi soprattutto, ma adesso anche cinesi ed europei, che ammettono tranquillamente, senza ragionevole dubbio, l'esistenza di altre civiltà in altri pianeti. Ci sono molti dubbi sul fatto se arrivano fino a noi o meno, ma come hai visto anche il Pentagono comincia a rilasciare delle informazioni che 50 anni fa erano assurde, cominciano ad ammettere l'esistenza di questi oggetti. Ora, dobbiamo avere la mente aperta. Se Cristo era il figlio di Dio, ha dimostrato di avere poteri di vita e di morte, ha risposto a delle domande al suo processo molto chiare, gli veniva chiesto da Pilato se lui era un re, se aveva un esercito, e Cristo nel Vangelo risponde: sì, io ho un esercito, questo esercito, se volesse, mi potrebbe liberare immediatamente. Quindi non dobbiamo sempre pensare agli angioletti del Caravaggio straordinari, dei nostri grandi pittori. Dobbiamo pensare che questo Signore Gesù, che si incarnò, aveva a disposizione un esercito che poteva distruggere il mondo. Quindi, siccome sulla terra non c'era nessun altro che quei poveri 12 apostoli o il grande impero romano con le spade e con il ferro, questo esercito doveva venire da qualche altra parte. Ora, allora si pensava che c'erano i mondi spirituali e che la terra, la luna e il sole erano gli unici soggetti dell'universo. Errore, l'universo è infinito, quindi è logico pensare oggi che una civiltà che viene da un altro pianeta atterra nel nostro e ti dice: io ho conosciuto quello che voi chiamate Dio, perché ci dobbiamo sorprendere? Che cosa abbiamo fatto noi in modo però sbagliato e anche violando la legge? Siamo andati in Sud America, qui dove mi trovo io, con le nostre religioni, con i nostri modi di pensare, abbiamo detto a questa povera gente, che poi grazie a Dio si è evoluta meglio di noi, però l'abbiamo violentata e distrutta, dicendo: noi non siamo del vostro mondo, noi veniamo dall'Europa, noi siamo mandati da Dio. Ecco, se l'abbiamo fatto noi nel nostro stesso pianeta, sbagliando pure tra l'altro, perché abbiamo conquistato con le guerre, perché altre civiltà di altri mondi nel nome di Dio non possono venire qua? Pinotti e altri studiosi molto molto più bravi di me spiegano nei loro numerosi libri che la Bibbia è piena di questi contatti tra personaggi che venivano da altri mondi, con i carri di fuoco, con gli scudi argentei. Elia addirittura nella Bibbia, che viene rapito da un carro e scompare dagli occhi delle persone, non viene rapito in forma estatica, viene rapito fisicamente. Quindi io posso raccontare delle esperienze fisiche che ho avuto, ma io sono un soggetto che a livello di giurisprudenza sono un semplice testimone oculare e basta.
per far credere a una corte che c'è stato un delitto bisogna avere tanti testimoni oculari, fotografie e filmati. Ecco, noi abbiamo tanti testimoni oculari, tante fotografie e tanti soggetti che raccontano la stessa cosa. Quindi è facile credere ormai che siamo visitati da esseri di altri mondi e che hanno una visione di Dio come la nostra nel concetto, ma molto, molto diversa dalla nostra nel concetto scientifico. Magari per loro Dio è una grande energia, una grande intelligenza che muove gli universi, che muove i mondi, invece noi siamo ancora legati, purtroppo o per fortuna, dipende dai punti di vista, al concetto che la Chiesa Cattolica ci ha inculcato, che esistono gli angioletti del paradiso, che c'è solo la terra e l'universo è lì a fare che cosa non si sa. Invece voglio dire una cosa, il Papa e altre figure moderne che mi piacciono tantissimo, io amo tanto questo Papa, anche se molto criticato, ma non da me, è aperto a queste visioni. Papa parla di UFO, parla di fratelli extraterrestri, quindi piano piano sta entrando, Paola, nel cuore della gente che questi fratelli, come li chiamavate tu quando andavi sulla Rai 30 anni fa, 40 anni fa, i fratelli dell'infinito. Io ero piccolino, quasi bambino, e vedevo la dottoressa Paola Giovetti che parlava sulla Rai. 30 anni fa non eri un bambino, dai, 30 anni fa. 40 anni fa, ragazzetto. Eri giovane, ma non eri un bambino, dai. Giovane, e vedevo la dottoressa Paola Giovetti che parlava dei fratelli dell'infinito. Credo, se non erro, con Alessandro Cecchi Paone hai fatto un programma. Sì, abbiamo fatto un programma. Sei stato un po' una figura pionieristica di quello che oggi ormai sta entrando, grazie a Dio, nella collettività. Purtroppo, come sai, ma questo è storia, per le autorità accettare ufficialmente una realtà di questo tipo, cambierebbe radicalmente i concetti filosofici, economici, politici, sociali, però se ne devono fare una ragione, perché è un altro oggetto del nostro libro, prossimo e ultimo, credo, se no ne facciamo altri 4-5, non ci fa niente. Non c'è problema, non abbiamo limiti di tempo né di... Esatto, che io prevedo un grande contatto, quindi voglio dare la faccia nel fartelo scrivere, non so la data, ma prevedo che questa sofferenza di aver anticipato una realtà straordinaria, perché poi dobbiamo essere positivi, Paola, cioè questa realtà assolutamente. È bellissima, cioè cambierà positivamente la nostra vita, ma ti immagini una civiltà che ti dà la soluzione di tutte le malattie? Ma ti immagini una civiltà che ti offre la soluzione della fame nel mondo? Ti immagini una civiltà che ti permette di viaggiare nell'universo? Cioè, sarebbe una cosa straordinaria, un atto d'amore infinito che io chiedo ogni giorno agli extraterrestri. Che non è che io la penso sempre al 100% come gli extraterrestri, sono un credente, io ubbidisco ciecamente solo a uno che si chiama Gesù Cristo. Io dico ai fratelli celesti, ma atterrate! Però loro mi dicono, noi abbiamo dei maestri che ci danno delle indicazioni, per carità. E io, però sono convinto che mi faranno felice, e anche a te, Paola, che atterrerà. Ci crediamo, ci vogliamo credere. Abbiamo una signora che ci segue, che si chiama Agnese, te lo voglio leggere questo messaggio perché è molto affettuoso. Dice, Giorgio, non avere paura, si riferisce a quello che dicevi prima. Sì. Tutti i tuoi fratelli e le persone che ti seguono pensano spesso a te e ti siamo sempre vicini spiritualmente, ti vogliamo bene, grazie di aver cambiato la vita. E prima c'era un messaggio che poi è sparito, però me lo ricordo così, qualcuno che dice, Giorgio e Paola stanno cercando di cambiare il mondo e voi che guardate, che cosa state facendo? Li seguite, ecco, li seguite per passatempo o fate altrettanto, oppure anche voi fate la vostra parte per cambiare il mondo, perché ognuno è chiamato a fare la propria parte per quello che sia, per cambiare in meglio naturalmente questo mondo. Sì, però sì. Giorgio, a proposito di extraterrestri, sì, volevo chiederti un'altra cosa. Ci abbiamo parlato prima del segreto di Fatima, il famoso terzo segreto che non era stato affidato dalla Madonna ai pastorelli, e
e poi non era stato, avrebbe dovuto essere rivelato, però i papi non lo hanno rivelato il terzo segreto. In parte. Però, guai, noi l'abbiamo anche pubblicato nel libro, questo terzo segreto. In parte lo contiene la notizia della visita extraterrestre, praticamente. Ecco, sì, infatti, onestamente dobbiamo dire che il Papa Giovanni Paolo II e successivamente Benedetto XVI, che fu l'estensore del segreto di Fatima, divulgarono il segreto di Fatima, ma non la spiegazione della Madonna. Cioè, la visione di Lucia non è stata manipolata, non è stato diffuso la spiegazione della Madonna, perché vedi, nel primo e nel secondo messaggio di Fatima, che poi è un messaggio diviso in tre parti, la Madonna provoca la visione dei pastorelli e spiega loro: avete visto questo, avete visto la Russia, avete visto le anime. Nella terza parte, che il Papa dà ordine all'allora cardinale Ratzinger di scriverlo, non c'è una spiegazione. A richiesta della stampa: ma scusate, non ha detto niente? No, non ha detto niente, e questo è il sospetto. Se la Madonna spiega la prima e la seconda parte, per carità, assolutamente importanti ma non fondamentali, come la terza parte, che la Madonna stessa vuole, esige che rimanga segreta per ragioni politiche, direi, o per ragioni spirituali, perché non poteva essere compreso fino a una certa data, come mai poi non dà nessuna spiegazione? In realtà doveva essere rivelata negli anni 40, mi sembra, o mi sbaglio? Nel 1960 doveva essere rivelata, e non è stata rivelata. No, il Papa sceglie l'anno 2000 perché, a suo dire, fa coincidere la questione dell'attentato che la Madonna evita, gli salva la vita. Io non ho motivo di non credere, credo che la Madonna ha salvato la vita a Giovanni Paolo II dall'attentatore, che non era un tiratore scelto. Anche lui, Ali Ajka, ha detto che la mano gli è stata deviata, perché lui aveva colpito da killer dei lupi grigi, che poi, come sai, le indagini hanno portato a mandanti, a concorrenti esterni tra servizi segreti, mafia, un coacervo di interessi, volevano assassinare il Papa, e invece la pallottola, che poi il Papa ha messo nella Castonato, ha salvato la vita. E quel Papa decide di rivelare il segreto prima di morire, perché si sentiva in debito con la Madonna, ma non viene concesso. Adesso non lo so se è stato il Papa o se è stata una scelta dei cardinali, non lo so, non viene data la spiegazione che la Madonna dà della visione, dove Lucia vede da fuori del pianeta il pianeta e vede degli angeli che riversano del sangue, viene detto penitenza, 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 e tutto questo ormai ufficializzato. Ma dov'è la spiegazione? La spiegazione non è che se la do io, voglio dire, risolvo i problemi del mondo, però io l'ho saputo dalla Madonna, e la spiegazione è appunto che in questa visione c'è la morte di un Papa, quindi non Giovanni Paolo II, e c'è un gravissimo momento per la Chiesa Cattolica, diciamo apocalittico, e c'è una grande rivelazione che viene dallo spazio, appunto, l'hai appena detta tu, chiamiamoli extraterrestri, angeli, chiamiamoli la visita extraterrestre. E c'è la conclusione della vita nel mondo, nel senso teologico, non che la vita sparirà, tutt'altro, al contrario, noi crediamo nell'esistenza della lunga vita nel mondo, quella dell'arrivo della seconda venuta di Cristo sulla terra, che poi è il dogma perfetto di tutti noi cattolici, cioè noi siamo obbligati a credere, secondo il catechismo, alla seconda venuta di Cristo. Purtroppo non ne parla nessuno, perché forse questo Gesù Cristo che torna, come dice il Vangelo, è un giudice. Un giudice non è un fratello che si fa ammazzare, sarà una corte giudicante. Quindi noi, non, da uomini come siamo, non andiamo mai d'accordo con un giudice, perché ci condanna o ci assolve, ci guarda nelle nostre cose, nei nostri peccati, nei nostri, ma questo è anche il Figlio di Dio. Non era solo quell'amore infinito, ce l'aveva detto: prima o poi io torno e dobbiamo fare i conti per vedere chi può essere promosso alla scuola superiore
e chi invece deve ripetere la scuola. Dunque, nella vita di Giorgio ci sono, come avete capito, tantissimi aspetti. Adesso, visto che il nostro tempo, ne abbiamo ancora un pochino, ma non tantissimo, volevo svolgere proprio la tua attività adesso. Giorgio, a un certo punto, ha cominciato a dedicarsi all'antimafia, all'attività di lotta alla mafia. Uno dei compiti che lui ha avuto è stato quello di combattere il male, di lottare per il bene, di combattere il male, e lui vede nella lotta alla mafia, nell'ostilità alla mafia, una delle lotte migliori, appunto, a favore del bene contro il male. Quindi sei tornato in Sicilia, passi dei lunghi periodi in Sicilia, hai aperto addirittura un ufficio, hai delle persone, tue amiche che sono lì e che collaborano per l'antimafia, hai delle pubblicazioni in questo senso. Questa è una cosa che non molti conoscono tra le tue attività. Sì. Invece sì. È un'attività importante. Sì, molto. La possiamo spiegare dal punto di vista teologico. Quello che io definisco anticristo, cioè tutto ciò che è contro Cristo, deve essere una istituzione, una associazione, un agglomerato di persone che in tutto e per tutto nella vita quotidiana sono contro gli insegnamenti della vita. Ora, per quanto sia la politica, la società, la scienza, la religione, tutto lo scibile umano inquinato dai peccati umani, dalle distorsioni umane, anche dalle perversioni umane, in tutti i settori c'è del bene. Quindi noi non possiamo dire che tutto è anticristo, sarebbe un grave errore. Nella nostra società, in tutti i settori, dalla politica a qualsiasi settore più comune, c'è il bene e c'è il male, cioè ci sono persone. Purtroppo la percentuale nel mondo, Paola, prevale verso il male, ma non possiamo assolutamente dire che tutto è male. Anzi, invece c'è un solo settore sulla Terra, uno, perlomeno il più famoso, il più conosciuto, purtroppo non è l'unico, di un'organizzazione che è solo male. Si chiama Mafia, Cosa Nostra, e tutte le altre associazioni che hanno nomi diversi, ma la mafia è quella lì. All'interno della quale c'è, cioè, questa organizzazione nasce, cresce, vive, lavora e combatte solo per fare del male. Sin dai primi vagiti dei loro figli viene inculcato loro che loro sono superiori. Mi ricordo un tale Hitler, un tale personaggi deliranti che purtroppo hanno avuto tanto seguito e hanno fatto tanto male, e quindi possono permettersi di avere potere di vita e di morte sugli altri. Sfidano le leggi dello Stato, sfidano qualsiasi costituzione, nel caso nostro quella italiana, sfidano i giudici, sfidano per ottenere benefici di potere. Non vogliono combattere lo Stato da intelligenti quali sono, ma vogliono corromperlo o convivere. E quindi in un'organizzazione che uccide, corrompe, violenta, inculca il male, solo male, nient'altro che male, io ho identificato teologicamente l'anticristo, perché all'interno di quell'associazione non c'è nemmeno uno che fa del bene, cioè 100% che fanno del male. E quando c'è qualcuno che si pente, io ho avuto la fortuna, Paola, di avere amici, collaboratori della giustizia che sono diventati credenti, che mi hanno raccontato i loro tremendi assassini efferati e come sono andati verso il bene, verso di noi, diciamo. E quindi io la mafia la conosco dall'interno meglio di tantissimi altri che la scrivono ma non la conoscono. Ovviamente, per ragioni intanto di rispetto alla tua trasmissione, non parlerò, non faccio dei nomi, perché ho troppo rispetto per gli uomini delle istituzioni che conosco e che con alcuni dei quali sono diventato anche amico. Ho anche tanto rispetto per i magistrati, per la polizia, per i carabinieri, per gli ex mafiosi, quindi nomi non ne faccio. Se mi viene chiesto qualche nome in questa sede non lo faccio, magari in un convegno antimafia che è più specifico. Non puoi fare, certo. Però posso solo dire che è una grande passione della mia vita, lo faccio come
come nello stesso, con lo stesso passione con la quale faccio questa missione spirituale, e che mi sono orgoglioso che la nostra rivista ha 350.000 lettori, è l'unica rivista al mondo che parla solo di questo, perché è la più seria, ovviamente la più ostacolata dai mafiosi, dai politici mafiosi, da tutti quelli che vedono che siamo un pericolo, e che a Palermo abbiamo questa sede nella quale io praticamente quasi ci vivo. E quando sono in Italia e quando non c'è il Covid, noi siamo prevalentemente a Palermo. E spesso, credo, molti che ci ascoltano, e anche tu Paola, mi hai visto in qualche convegno vicino a alcuni magistrati. Io voglio separare, voglio separare sempre e nettamente la mia attività spirituale di fede con quella, chiamiamola così, laica. Però c'entrano con la mia missione, assolutamente. Sono collegati. E anche per essere attivo così in campo laico, che tu hai chiesto che la stigmata sulla fronte sparisse. Bravo. Perché dava faceva una certa impressione, diciamo, perché io non ho mai visto, mi sono abbastanza occupata di mistici e santi, dei loro fenomeni, eccetera, delle stigmate, però in nessuno di loro ho mai visto una croce come quella che avevi tu, così impressa profondamente nella fronte, quindi questa suscitava forse un certo disagio nelle persone, no? Vedendoti con questa cosa che magari non riuscivano a capire. Probabilmente sì, se l'ho avuta, appare ci deve essere una ragione che io accetto, perché viene, secondo quello che credo, da Dio. E quindi la mia richiesta non è stata di vergogna, come invece adesso ho di paura, ma continuo ad avere le stimmate e le porto con orgoglio. È stata per comodità di azione. Infatti io non ho chiesto di togliermi il dolore. Ho chiesto di il dolore ti è rimasto? Sì, quando a volte sì, certo. Ho chiesto di togliermi la visibilità se in quel settore io dovevo operare, perché mi sono chiesto, ho avuto il dubbio, magari è una mia scelta umana fare la lotta alla mafia, diventare giornalista, sono diventato giornalista, ho studiato, mi sono studiato milioni di processi, sono diventato quasi un magistrato per quanto ho dovuto seguire questo branco, ovviamente tutto autodidatta, però mi sono molto impegnato e conosco benissimo l'antimafia nella sua operatività, e ho detto, ma non è che magari sto sbagliando, ditemi il cielo, io mi ritorno nell'ovile. Invece la stimmata nella fronte sparisce e mi viene confermato che quello è un mio compito fondamentale dal punto di vista non solo laico impegnato nella società, ma anche dal punto di vista teologico, che con una definizione lo possiamo dire l'attacco all'anticristo, perché l'anticristo esiste come esiste Cristo, Quindi le stimmate che comunque porti, anche quelle che sono meno visibili, danno autorità a tutto il tuo modo di muoverti. Io credo di sì. Io ho sempre avuto questa sensazione che rimangano, perché sono una testimonianza, un simbolo che tu sei segnato e che... il segno della mia vita, vedi la mia grande contraddizione, quasi schizofrenica, Paola, da uomo non le voglio più, ma sono il segno che danno prova che Cristo è con me. Dice, ma allora perché te le vuoi togliere? Perché sono stanco, perché sono un uomo, perché voglio servire nell'umiltà senza bisogno di questa visibilità. Però se lui vuole, io li accetto. Le ho accettate da 31 anni, però certamente più io rifiuto questo segno perché mi sono stancato, più sono convinto che mi dà autorità nel nome di Dio di fare quello che sto facendo. Lo farei... Io l'ho interpretato così, proprio l'autorità che sì. Tu fai, sia le opere benefiche, che ne fate tante voi, la tua associazione, sì. Sia questa attività antimafia, quella presenza delle stigmate. No, una domanda non ho fatto, e forse qualcuno se lo chiederà. L'accoglienza da parte della Chiesa. La Chiesa è sempre stata prudentissima nei confronti dei segni straordinari portati dalle persone, quindi anche nei tuoi confronti, tu poi eri sposato, già avevi un figlio quando hai avuto le stigmate, facevi una vita laica, eri un imprenditore, non sei entrato in convento, non hai fatto niente di tutto questo, hai continuato la tua vita,
Quindi qual è stata l'accoglienza, il rapporto che c'hai adesso? So che hai amici sacerdoti, che hai amici frati che ti vogliono bene, ma la Chiesa ufficiale come ti ha accolto? La Chiesa ufficiale? La Chiesa ufficiale non ti ha accolto. No, ma non è stato nemmeno un rifiuto. Siamo rimasti, come diciamo in Sicilia, appesi. Perché io ebbi una convocazione del Vescovo di Fermo che è rimasta lì e mi disse: sottometti dell'ubbidienza, se no fai come vuoi. Fine del rapporto con la Chiesa ufficiale. Sono stati tutti rapporti personali in questi 30 anni. Come hai detto bene, io conosco tantissimi sacerdoti della strada con i quali collaboro. Conosco il sacerdote per eccellenza e mi sento amico suo, che si chiama Don Luigi Ciotti, che è il paladino dell'antimafia, nel senso migliore della parola, che abbiamo in Italia, che è amico del Papa, questo Papa, non è stato amico degli altri Papa, ma di questo sì. E quindi il mio rapporto si è riconciliato con la Chiesa, Paola, perché io ero con la Chiesa cattolica, ero in litigio, in guerra. Dopo, nel tempo, sono diventato più grande, più vecchio, più saggio, più paziente, ho detto: questa è la mia Chiesa, comunque non ho un'altra Chiesa da cercare, quindi devo lottare all'interno di essa per migliorarla. E allora mi sono convinto di essere credente, praticante, nel mio piccolo, non sono un bigotto, ma ho fatto battezzare tutti i miei figli da Don Ciotti. Credo in questo Papa, malgrado, come in tutte le cose, non si può condividere tutto, ma in questo Papa ci credo. Non credo in nessun altro Papa, perché ho dovuto studiare, mio malgrado, le vicende, non solo quelle appariscenti, Paolo, ma anche le vicende politiche che non spiegano mai, dove la mafia purtroppo nella Chiesa è entrata tantissimo. Ma sono diventato cattolico e voglio stare dentro la Chiesa cattolica, pur lottando con le mie idee, la reincarnazione che la Chiesa non accetta, gli UFO e le profezie, ma è sempre la nostra Chiesa. Infatti Cristo, quando torna, non è che la cancella dalla faccia della terra, Cristo la riforma. E quindi adesso il rapporto con la Chiesa è questo. Quindi avete visto che razza di vita complicata è toccata a questo nostro carissimo amico, che l'ha accettata. Io sono sempre stata ammirata di come tu hai accettato e sei riuscito a comporre tutto questo, tutti questi vari elementi complicati, apparentemente anche contraddittori della tua vita, perché si va appunto, come dicevamo all'inizio, dalle veggenze, agli UFO, le apparizioni della Madonna, il segreto di Fatima, le stimmate, tutta quest'opera benefica che tu stai compiendo. Se ne hai parlato poco, però so che tutto il tuo gruppo, tu hai un gruppo intorno di persone che io conosco, che ho frequentato, legatissime a te, legatissime fra di loro, che vivete tutti in grande semplicità ma in grande armonia, tutti desiderosi di portare avanti questo, sì, questo compito, intanto di informazione, poi di spiritualizzazione e poi anche concretamente di bene, cioè aiutate tante attività a favore degli orfani, a favore dei bisognosi e poi il discorso antimafia. Quindi tutto questo corollario di fenomeni, di spunti, di cose particolarissime che si collegano in te, tu sei il centro di tutto, tu porti avanti tutto questo carico, questo l'ho sempre molto apprezzato, questo carico con grande armonia, con calma, con serenità, così come ti esprimi, tu sei, ecco, io l'ho sempre visto così, Giorgio, l'ho visto tante volte, l'ho sempre visto con questa anche affettuosità, perché tu sei un uomo molto affettuoso, molto, molto disponibile con i tuoi amici, con chi sta vicino a te, hai aiutato tante persone. Quindi io spero che questa trasmissione, che si va concludendo perché ormai non abbiamo più tempo, abbia contribuito alle persone, insomma, a farti conoscere un pochettino meglio. Io ho fatto tutte le domande apposta per da brava giornalista per tirar fuori tutti questi aspetti. Non so se ne abbiamo dimenticato qualcuno, ma mi sembra che grosso modo abbiamo trattato tutti. C'è una domanda?
L'estigma, Alessandra, le stimmate possono avere una spiegazione a livello di fisica quantistica? Io non saprei rispondere. Nemmeno io. Posso solo dire però, perché sempre voglio rispondere a tutto, anche con i dubbi. E le stimmate sono un fenomeno che in questo momento noi vediamo giustamente come un segno, ne abbiamo parlato con Paola, è un segno, ma poi dal punto di vista scientifico possono essere qualsiasi cosa che in questo momento non comprendiamo. Noi dobbiamo capire il messaggio che sta dando questo segno, poi magari una scienza di milioni di anni più avanzata della nostra ci spiegherà scientificamente che cosa sono. Cioè, sono stigmate, l'abbiamo detto prima, e poi chi leggerà la biografia di Giorgio vedrà tutte le analisi che sono state fatte, i pareri medici, che non sono spiegabili in termini umani, cioè non dovrebbero esserci, oppure dovrebbero essere, infettarsi, produrre gravi danni e così via. Invece questo non è, certamente sono sofferenza, però tu continui a portare avanti la tua vita da 31 anni portandoti addosso queste ferite che sanguinano tutte le settimane e così via. Quindi forse abbiamo tirato fuori un po' di più. Io ho saputo una cosa nuova, che dovrò scrivere un altro libro. Questo l'ho saputo stasera, mi ha informato stasera. D'altra parte tu da un po' mi dicevi che ci vedremo prossimamente. Ci vediamo. Confessare alla mia biografa tutte le mie frustrazioni, ma positive, no? Cioè sempre verso il positivo. E anche sempre, io sono positiva, sempre. E anche cercare di spiegare alle persone che non c'è niente di male anche a una persona, chiamiamola così, che ambisce alla santità nel senso più bello, non più, o al bene, alla cristicità, cioè che uno può stancarsi, avere dei dubbi, riflettere o chiedere, discutere con il padre. L'importante è essere onesti e sinceri e andare avanti. Andare avanti, tu sei proprio anche un simbolo di coraggio, perché andare avanti col carico di dolore, di sofferenza, di responsabilità che hai non è da tutti. Invece l'hai sempre fatto col sorriso sulle labbra e credo che continuerai, anche se dici adesso di avere un po' paura, di essere un po' affaticato e così via. Ci posso credere, ma sono anche sicura che non molli. Tieni botta, andiamo avanti. Grazie. Allora, ci rivedremo in Italia quando ti lasceranno partire da Montevideo, quando potrai ritornare. Faccio tanti auguri, salutami tutta la famiglia, in particolare tua figlia che è lì con te, che ricordo ragazzina. Grazie. E alla prossima, Giorgio. Grazie di tutto e alla prossima. Ciao, arrivederci. Saluti a tutti, anche a chi ci ha ascoltato. Grazie a tutti. Possiamo adesso chiamare la sigla. Ciao Giorgio di nuovo. Ciao.